Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione in primo piano. La sicurezza sul lavoro purtroppo da due punti di vista diametralmente opposti. Da un lato in prefettura si cercano le soluzioni per poter garantire maggiori tutele ai lavoratori proprio all'interno dei cantieri edili, dall'altra parte nello stesso momento una morte sul lavoro. Ma cominciamo dalla parte buona. Parliamo del presupposto del protocollo siglato questa mattina in prefettura tra diversi soggetti proprio per cercare di risolvere questa problematica. Tutti i dettagli. Maggiore sicurezza nei cantieri, contrasto al lavoro nero, maggiore trasparenza e legalità al centro del protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina e voluto dal prefetto di Salerno, Francesco Russo. Attorno allo stesso tavolo, nel Palazzo del Governo, il prefetto ha messo insieme l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, l'ASL, INPS e INAIL, ma anche le associazioni datoriali di categoria dei costruttori, la Cassa Edile, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali, oltre che i rappresentanti delle forze dell'ordine. Il documento rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato alcuni mesi fa, quando, nel pieno della pandemia, la prefettura di Salerno aveva dato impulso ad un'attività straordinaria di controlli ad opera degli organi preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro. Bisogna affermare i principi della legalità. Il principio della legalità significa combattere la concorrenza sleale, significa combattere le infiltrazioni nel campo economico, lo si può fare attraverso strumenti sempre più raffinati, e questo lo è, che mette a disposizione un osservatorio e quindi di conseguenza anche una banca dati da verificare da parte di tutte le forze di polizia, e diciamo, attraverso un rafforzamento della collaborazione. Siamo sempre in una linea, diciamo, che è l'unica che può dare un segnale importante ai cittadini, collaborazione tra le istituzioni per raggiungere risultati sempre più profondi di legalità. L'accordo, nato in collaborazione con ANCE, prevede la creazione di una piattaforma per la gestione del cantiere attraverso una software house messa a disposizione dalla Cassa Edile Salernitana. Noi ne siamo fieri di aver messo a disposizione della prefettura e degli enti coinvolti nel gioco della informativa della notifica preliminare un servizio web su base cloud per implementare le notifiche preliminari che oggi vengono effettuate cartaceamente, quindi con una proliferazione di carta, mail, posta elettronica e posta raccomandata che spesso perviene anche illeggibile e con campi, diciamo, non compilati. Quindi questo dà dei problemi agli organismi di controllo per direzionare le loro indagini e quindi per pianificare tutta l'attività di controllo. Altro punto chiave dell'intesa è rappresentato dalla pianificazione di controlli periodici a carattere straordinario di tipo congiunto, destinati soprattutto ai cantieri non dichiarati, a quelli ritenuti a rischio sensibili che vedano coinvolti organi di vigilanza e forze di polizia. Cerca anche di realizzare un'intelligence condivisa e di operare interventi congiunti in modo da in qualche modo implementare le risorse sul territorio e cercando anche di superare un pochino la carenza di risorse. Quindi attraverso interventi congiunti si realizzeranno interventi mirati e più efficaci e più capillari sul territorio. Come vi dicevamo, è la doppia faccia della questione legata alla sicurezza sul lavoro. Proprio nel momento in cui in prefettura si siglava questo protocollo d'intesa, in un tragico incidente avvenuto a Monte Corvino Pugliano, in un capannone, un operaio è morto precipitando dal tetto. Ennesima morte bianca in provincia di Salerno. Durante i lavori di manutenzione di un capannone, sito lungo la SS18 in località Pagliarone, a Monte Corvino Pugliano, per cause ancora da accertare, è caduto dal tetto questa mattina un 64enne salernitano. Uno schianto al suolo dopo un volo di circa 10 metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sul posto immediato l'intervento dei volontari del 118 che hanno tentato invano il disperato trasporto presso l'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove l'operaio è deceduto. Sul luogo dell'incidente, eseguiti i rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vito Antonio Sisto, che ora indagano sull'accaduto. Il compendio industriale, che a fine marzo scorso venne devastato da un incendio di matrice dolosa, è stato sottoposto a sequestro.
Il 64enne stava proprio svolgendo lavori necessari alla messa in sicurezza di uno dei capannoni danneggiati dalle fiamme, domate dopo ore di lavoro dai vigili del fuoco. Sul luogo vennero ritrovati inneschi e lucchetti rotti, segni inequivocabili, secondo gli inquirenti, del dolo. Per ironia della sorte, proprio stamane in prefettura è stato siglato un accordo tra più enti per garantire maggiore sicurezza nei cantieri e il contrasto al lavoro nero. Restiamo proprio in prefettura perché sempre in contemporanea sotto i portici del Palazzo di Governo c'era la protesta che ha unito imprenditori agricoli e sindaci per chiedere una soluzione contro l'invasione dei cinghiali. Dall'invasione dei cinghiali all'invasione delle bandiere gialle, quelle sventolate dalla Coldiretti che ha organizzato e promosso la protesta che si è svolta stamani sotto la prefettura di Salerno. Gli agricoltori e i sindaci dei comuni interessati dall'invasione devastante di cinghiali hanno aderito al flash mob città e campagna per dire basta ai danni, basta ai campi devastati, basta agli incidenti. Perché il cinghiale è un animale carnivoro e onnivoro, quindi noi abbiamo anche paura di andare di notte nei campi perché l'irrigazione la facciamo di notte, se troviamo una madre e quei figli, quelli si attacca e ci sbrana. Quali problemi provocano? Quali problemi? Fanno molto danno all'agricoltura. Tanti problemi con i cinghiali? Molti, negli ultimi 10 anni sono diventate una cosa esagerata, ma il problema è il numero, perché da decine sono passate a centinaia e centinaia. Un problema non solo del Cilento, ma che dopo il fermo della caccia legato al lockdown sta interessando tutta la nazione. Cinghiali vengono avvistati quotidianamente anche nella città di Salerno. La mobilitazione straordinaria si è per questo svolta in contemporanea anche in altri capoluoghi di provincia, perché la proliferazione sta mettendo a rischio l'economia ma anche la sicurezza, come hanno ribadito partecipando alla manifestazione diversi sindaci dei comuni interessati dalla problematica. Purtroppo abbiamo una criticità tremenda con tutti questi cinghiali che abbiamo in zona. Un problema anche di sicurezza, sindaco? Esatto, sì, spuntano da tutte le parti. E distruggono le agricolture e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini? Visto che noi viviamo di agricoltura, purtroppo distruggono tutto. Sindaco, città e campagna uniti oggi contro i cinghiali? Assolutamente sì, il problema non è solo locale ma ormai è diventato di carattere nazionale. Questo è un grido di dolore da parte degli agricoltori in nostre zone, ma è un grido di dolore anche da parte nostra, dei sindaci che combattono ogni giorno con varie problematiche, e questa si somma nelle varie problematiche che stiamo affrontando oggi. Chiediamo alle istituzioni, alla politica, decisioni importanti, decisioni definitive però per quanto riguarda questa emergenza cinghiali. La soluzione sicuramente è quello di allungare comunque il periodo di caccia ai cinghiali. Non so se questo basterebbe, però si potrebbero interessare, dico una cosa così, non tanto a caso, ma anche l'esercito. Stanno devastando i fondi agricoli, non ci resta niente. Che si può fare, sindaco? Abbattimento. Solo abbattimento, riducendo il numero almeno del 70-80%. Nel mio territorio ce ne sono tantissimi, ce ne sono almeno 500-600 solo nel mio territorio. Lei è il sindaco? Di Altavilla Silentina, quindi siamo nel cuore della Piana del Sele, con Persano vicino, che là c'è un allevamento naturale in un bosco dove ci sono 1500 ettari dove non si può entrare, quindi escono lungo il fiume e invadono i fondi circostanti. Il flash mob è stato accompagnato anche da una mostra fotografica con i danni prodotti dai cinghiali, non solo i campi coltivati ma anche aggressione fisica a persone. Enzo Tropiano, direttore della Coldiretti Salerno, ha consegnato al prefetto di Salerno una proposta di legge che riguarda anche la possibilità che gli agricoltori possano, se in possesso di porto d'arma, intervenire direttamente nell'abbattimento laddove l'invasione riguardi i propri territori. Abbiamo 300.000 cinghiali in provincia di Salerno, quindi ogni 3 persone che abitano in provincia di Salerno c'è un cinghiale. È una presenza che deve essere limitata e deve essere contenuta con una legge speciale. Non ci spostiamo di poco dalla protesta in senso geografico, anche se cambiamo argomento, perché parliamo di Piazza della Libertà. Il 21 settembre San Matteo potrebbe essere
è quasi certamente la data per l'inaugurazione della piazza, per la quale oggi il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore Loffredo hanno aperto un nuovo bando per assegnare 5 posti che ancora restano aperti ad attività commerciali e artigianali che vogliono insediarsi nel sottopiazza. La data di apertura di Piazza della Libertà, ci affideremo ai santi. Lascia intendere dunque che sarà attesa la festa del Santo Patrono il 21 settembre, San Matteo, per l'inaugurazione della piazza e del mega parcheggio. L'assessore alle attività produttive del Comune di Salerno, Dario Loffredo, che questa mattina con il sindaco Vincenzo Napoli ha presentato il bando per assegnare 5 posti, gli ultimi ancora a disposizione per insediare attività produttive e artigianali nella striscia di locali ormai completati. Orgoglio e soddisfazione nella voce del sindaco e dell'assessore per rappresentare il bando, che significa un'ulteriore tappa verso la conclusione del progetto. Questo è un momento che aspettavamo da tanto tempo. C'è stato un iter molto complicato perché abbiamo dovuto confermare e riaprire il bando che era datato 2009 con la conclusione del 2012. Quindi abbiamo confermato i 14 lotti su 19 che hanno confermato l'opzione della vittoria del bando del 2012, e i restanti 5 lotti oggi sarà aperto il bando. Quindi faremo questa iniziativa e speriamo che, sono tante le telefonate che sono arrivate in assessorato o al SUAP, di tante persone, voglio dire che ormai ci siamo con l'apertura della piazza, sono attratte da poter intraprendere un'iniziativa commerciale nella nostra bellissima passeggiata sotto. Qual è l'ipotesi di apertura della piazza, assessore? L'ipotesi dell'apertura della piazza, noi solitamente siamo religiosi, e quindi ci affidiamo sempre alla benedizione dei santi, quindi faremo parlare probabilmente il nostro santo patrono. Il 21 settembre sarebbe la perfezione. Ci auguriamo probabilmente di rispettare questa tradizione e aprire insieme la piazza, che ormai è pronta, credo sia visibile a tutto, assieme al parcheggio, che sarà la vera svolta della città con la boccata d'ossigeno a tutte le attività commerciali. La città con la Tari più alta d'Italia è la città più sporca d'Italia. Si provveda con urgenza ad un tavolo con l'ASL a richiederlo. È il consigliere comunale Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza al Comune di Salerno, candidato a sindaco, che ha dato voce alle segnalazioni di cittadini ma anche di alcuni farmacisti. Una situazione preoccupante, scrive Cammarota in un comunicato, quella che si registra sul lungomare di Salerno, così come nella zona orientale a Via Irno. Topi di grossa taglia, blatte e zecche, così come segnalato anche da alcuni farmacisti. Durante la prima seduta del Consiglio Comunale dell'Era Napoli avevo esortato l'assessore all'ambiente Caramanno ad intervenire, prevenire e programmare, ricorda Cammarota. Oggi, al di là del solito scaricabarile tra l'ASL e Comune, assistiamo al fallimento dell'assessore. Caramanno ne prenda atto, delle due l'una, si dimetta o agisca. Non c'è più tempo, in calza Cammarota insieme al dirigente della Nostra Libertà, Francesco Vota. Si provveda a convocare un tavolo con l'ASL, non si invochino più scuse. Adesso ci occupiamo di cronaca, i dettagli di un'operazione che ha sgominato una piazza di droga gestita da un'intera famiglia. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. 8 persone in carcere per traffico di sostanze stupefacenti, e questo il bilancio di un blitz dei carabinieri scattato nelle prime ore di questa mattina tra Mercato San Severino e Siano. I militari dell'arma del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un'ordinanza cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA nei confronti di 8 soggetti, 4 donne e 4 uomini, di cui 6 in carcere e 2 agli arresti domiciliari. La misura cautelare scaturisce dall'articolata attività investigativa svolta dalla compagnia carabinieri di Mercato San Severino nel mese di gennaio del 2019 sotto la direzione e con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia. In particolare, le investigazioni eseguite con ampio ricorso ad attività tecniche e telematiche hanno consentito di documentare e di conseguenza scardinare una consolidata piazza di spaccio collocata nel comune di Siano, gestita da un intero nucleo familiare, genitori, figli e fidanzati delle figlie, che, forti del vincolo di parentela e del linguaggio gergale, gestiva lo spaccio di droga a una moltitudine di soggetti tossici
tossicodipendenti provenienti maggiormente dai comuni della Valle dell'Irno. Le riprese delle telecamere installate all'esterno dell'abitazione degli indagati con servizi di controllo e pignamento hanno permesso di documentare centinaia di cessioni a tossicodipendenti e di recupero di sostanze stupefacenti a riscontro del traffico di droga che in una realtà piccola come quella del comune di Siano aveva raggiunto livelli ormai inquietanti. Lasciamo la cronaca, guardiamo la cultura, perché oggi è stata presentata la 17ª edizione di Un libro sotto le stelle, la manifestazione promossa dall'Associazione I Meridiani con una novità importante per questa 17ª edizione, perché non sarà solo un libro sotto le stelle ma sarà anche un libro in mezzo al mare. Si svolgerà a bordo dei traghetti della Travelmar, la compagnia di navigazione che copre le vie del mare verso la costiera amalfitana, la 17ª edizione di Un libro sotto le stelle. La manifestazione realizzata dall'Associazione I Meridiani, presieduta da Alfonso Giarletta, prevede la partenza da Piazza della Concordia alle 19.30, dal 15 al 17 luglio e dal 22 al 24 a bordo delle imbarcazioni nel percorso tra Salerno e Positano. Sarà possibile salire gratuitamente ma con prenotazione obbligatoria perché i posti sono riservati ai primi 100. A bordo verranno letti alla presenza degli autori i rispettivi libri. Sì, abbiamo voluto realizzare questa manifestazione navigando, quindi presenteremo i libri sul traghetto dell'Aquarius della Travelmar. Un sentito ringraziamento va a Marcello Gambardella che è stato un imprenditore lungimirante, quindi ci ha ospitato a bordo dell'Aquarius e incominceremo il giorno 15 per poi terminare il 17, primo appuntamento. Poi ci sarà il secondo appuntamento dal 22 al 24. È d'obbligo prenotarsi, quindi per le normative anti-Covid bisogna accreditarsi attraverso l'email dell'Associazione Meridiani info@associazionimeridiani.com oppure al numero di telefono. Quest'anno la 17ª edizione di Un libro sotto le stelle sarà in una location particolare, quindi nel mare della costiera amalfitana, con uno sfondo unico al mondo che è appunto il paesaggio della costiera. Durante la navigazione tra Salerno e Positano gli attori, gli scrittori avranno la possibilità di presentare le loro opere, il loro libro, ma nello stesso tempo gli ospiti avranno la possibilità di gustare la cultura non solo attraverso la lettura di un libro, ma anche attraverso la lettura di un territorio. Dal traghetto al treno, perché da venerdì domani fino al 26 settembre ritorna il servizio dell'alta velocità da Milano fino a Sapri con fermate a Centola, Pisciotta, Vallo della Lucania e Agropoli, grazie all'impegno della Giunta della Regione Campania che ha rinnovato l'accordo con Trenitalia per il prolungamento fino a Sapri di una coppia di treni Frecciarossa Milano-Salerno. In tutti i weekend di luglio, agosto e settembre sarà possibile raggiungere le località del Cilento in maniera più rapida ed agevole. Il prolungamento sarà operativo nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica, per un totale di 72 viaggi tra andata e ritorno. L'azione si inserisce, scrive in una nota la Regione Campania, in un più ampio quadro di sviluppo di politiche di mobilità al servizio del turismo in tutto il territorio della Regione Campania. Bene, andiamo adesso a Cava dei Tirreni, dove sono partiti i lavori di restyling al Duomo. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Sono in corso i lavori di restyling del centro storico e delle aree adiacenti, grazie alle risorse reperite dalla certificazione dei cosiddetti progetti retrospettivi del programma Più Europa, per un importo complessivo di oltre 147.000 euro che sono stati destinati al piano di interventi per il miglioramento del decoro urbano nelle aree del centro cittadino e di immobili di particolare pregio. I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione intorno alla storica Fontana dei Delfini di Piazza Vittorio Emanuele III, la revisione della pavimentazione del centro storico, la sistemazione di via Settimia Spizzichino, la sistemazione delle facciate esterne del complesso monumentale di San Giovanni nel tratto prospiciente via Osvaldo Galeone e il rifacimento del manto stradale della Traversa Arena e di alcuni tratti di via 25 Luglio nei pressi della stazione ferroviaria. Inoltre, con le economie del ribasso di gara, sarà rifatto anche il manto stradale in via Rosario Senatore e in via Generale Luigi Parigi
crisi. Il primo intervento, come spiegato dall'assessore ai lavori pubblici Nunzio Senatore, riguarda la manutenzione della rosa dei venti intorno alla fontana dei Delfini, che da tempo versava in pessime condizioni, con grave pericolo anche per l'incolumità dei pedoni per la pavimentazione dissestata. È stata presentata questa mattina sempre al Comune di Salerno la manifestazione Teatrando al Quadriportico, la 11ª edizione. È la manifestazione organizzata dall'associazione Planum Montis e si terrà presso il Quadriportico di Santa Maria delle Grazie a Salerno. Alla presentazione ha partecipato il direttore artistico Giuseppe Giardullo e l'assessore Caramanno. L'iniziativa prenderà il via dal prossimo 12 luglio, si tratta appunto di una rassegna di teatro amatoriale. Ora tutti gli altri appuntamenti nella nostra consueta rubrica. E ora ti darò un bacetto, ma non farsi illusioni. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, Figli, tregli spettacoli, alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Saldi in Campania, si parte dal 3 luglio per gli amanti dello shopping, offerte da prendere al volo al centro commerciale Le Cotoniere di Fratte, offerte estive imperdibili, lo shopping su misura al centro Le Cotoniere in via dei Greci a Salerno, www.lecotoniere.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Fumata bianca ieri per la Salernitana, tutti i dettagli tra poco, subito dopo le previsioni del tempo, nella parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. In collaborazione con... Come in uno score musicale, al Tempio di Pomona, a Salerno, si articolano e dialogano le 60 opere fotografiche di Pino Musi, che compongono l'installazione Polifonia, dal 10 luglio al 5 settembre. Tutte le info su www.scabec.it. Il progetto è programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso la Scabec S.p.A. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E allora ci occupiamo di sport. La Salernitana ha ottenuto l'iscrizione nel campionato di Serie A. Ieri c'è stata finalmente l'attesa fumata bianca. Entro 6 mesi però dovrà trovare il nuovo proprietario. 58 giorni dopo la festa promozione di Pescara, la Salernitana è stata ufficialmente ammessa al campionato di Serie A. 2 mesi di attesa e trepidazione per la tifoseria, 2 mesi di braccio di ferro e dispetti fra Lotito e Gravina, ma tutto era scritto. Tutto in fondo è iniziato e si è chiuso nel nome di 2 persone, il direttore sportivo, di cui si attende la conferma ufficiale sul sito, e l'avvocato Silvia Morescanti. Nel 2018, al campus di Fisciano, il legale che balzò gli onori delle cronache durante Calciopoli parlò del trust come possibile soluzione per la questione multiproprietà e, non a caso, proprio il suo apporto è risultato decisivo nelle battute finali della estenuante trattativa con la FIGC, come ha ricordato lo stesso DS Granata in alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa. Fabiani non ha mai avuto l'intenzione di lasciare, anzi ha fatto di tutto per restare in sella. Resta il dubbio, quantomeno dal punto di vista etico, della opportunità della sua presenza in seno ad un club che è stato infilato in un trust e che deve dare dimostrazione di essere completamente indipendente dai suoi proprietari. Ci saranno 2 trustee ed un guardiano a vigilare anche sull'operato dell'amministratore unico e tutti hanno firmato dichiarazioni di indipendenza. Lotito e Mezzaroma non hanno preso in considerazione le offerte per cedere il club, ma dovranno comunque vendere entro fine anno.
pena esclusione dal campionato. Si attende l'esito della perizia che dovrà stabilire il valore della Salernitana Club, che affronterà il mercato con un budget stimato in circa 20 milioni di euro che dovranno bastare anche per garantire la gestione ordinaria. Pagare bollette, fornitori, stipendi ai dipendenti, non solo ai calciatori, e sotto contratto ce ne sono più di 25, trasferte, ritiri, spese mediche, tutto dovrà rientrare in questo budget. Il botteghino potrebbe portare qualcosa di più in dote, ma dipenderà dalle decisioni del governo in merito alla riapertura degli stadi ed in quale percentuale. La FIGC non è contenta della soluzione, ma sa che essa rappresenta il male minore. Il presidente Gravina ha assicurato che ci saranno controllo e vigilanza continui ed è stato chiarissimo su un punto. Entro il 31 dicembre ci dovrà essere la cessione, pena esclusione dal campionato. Saranno mesi particolari, divisi fra le questioni di campo e le trattative per la cessione. Si arriverà come sempre all'ultimo secondo? Se la storia insegna, la risposta pare scontata. Grazie ai ragazzi che stanno dimostrando con dei comportamenti come si può stare insieme. Da ieri ufficialmente dunque iscritta al campionato di A, la Salernitana è stata anche subito ammessa all'assemblea di Lega. Tra sei giorni verrà stilato il calendario, mentre il 15 luglio scatterà il ritiro e Castori aspetta rinforzi. Dopo il via libera, sebbene con riserva della FIGC, va ricordato l'obbligo a cedere entro il 31 dicembre per esclusione dal campionato, ora la Salernitana deve programmare anche la parte sportiva della sua attività in regime di trust. Avviate le visite mediche, tra domenica e lunedì anche Castore e il suo staff saranno operativi. Il ritiro scatterà il 15 luglio e si terrà a Cascia. Il giorno prima ci sarà la stesura dei calendari di andata e ritorno del campionato. Da questa stagione saranno due percorsi completamente diversi e dunque l'ordine delle partite non sarà identico tra andata e ritorno. La Salernitana affronterà la prima giornata di andata una squadra, ma la prima di ritorno potrebbe affrontarne un'altra. Il grosso del lavoro riguarderà il mercato. Stante il budget di 20 milioni, la prima cosa da fare sarebbe riuscire a smaltire i contratti dei calciatori che non rientrano nei piani. Giannetti, Curcio, Firenze, Fella sono rientrati dai rispettivi prestiti, così come altri giovani, ma non faranno parte della rosa, al pari di Mikai. Il portiere piace al Perugia e alla Regina. Dei calciatori sotto contratto solo una decina potrebbe far parte del progetto e da allora ce ne sono circa 20 da collocare. Prima si farà, meglio sarà. Castori aspetta una quindicina di innesti per adeguare la rosa a livello del campionato di Serie A. Si guarda tra svincolati come l'ex Benevento Viola e calciatori con contratti lunghi che potrebbero accettare di buon grado il prestito, ad esempio Lagumina della Sampdoria. In difesa affari puntati sul Luperto del Napoli, con cui si parla anche di Tutino. Koulibaly e Teosischi potrebbero tornare sempre in prestito. In attacco serviranno i maggiori investimenti per potenziare un reparto al momento sguarnito. Il mercato ai tempi del trust richiederà conoscenza, competenza e fantasia. Si aspetta una nota dell'amministratore unico Marchetti per capire chi opererà per conto della Salernitana. Almeno la comunicazione, si spera, diventi più trasparente per dare un segnale di discontinuità col recente passato. Tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per averci seguito. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.